Brutto inizio, 23 punti subito, in un quarto non va bene, perché comunque quelli subiti nel primo quarto sono stati frutto di cattivi rientri difensivi, poca comunicazione e poca pazienza offensiva. Mentre nell'intervallo a riposo ho detto ai ragazzi di partire dagli 11 punti subiti nel secondo quarto. Infatti il secondo quarto Alessandro è arrivato a 34. Abbiamo tutto solo 11 punti, e quella era di non preoccuparsi tanto dell'attacco, ma di alzare la posizione difensiva, continuare a difendere duro, con energia, per provare a correre in campo aperto, per trovare qualche canestro facile, per sbloccarci, e perché comunque un altro dato positivo, a mio parere, è che al 38esimo minuto, diciamo, quando ho fatto giocare i ragazzi più giovani così, avevamo subito 59 punti. Questo ci tengo, perché noi dobbiamo partire comunque da questo dato qua. Poi in attacco penso che le cose possano ancora migliorare sicuramente, però l'atteggiamento difensivo, la voglia di aiutarsi, abbiamo fatto alcune scelte che abbiamo anche pagato, però abbiamo deciso di fare quelle, tipo di fare cambio sistematico sul pick and roll, e comunque i ragazzi sono aiutati dietro, questa è una buona base da cui ripartire, oppure continuare a lavorare. La zona direi che l'abbiamo attaccata meglio rispetto alla partita con Pavia, perché abbiamo fatto dei buoni canestri, mettendo la palla sempre impostato, che in post basso, usando piedizzini dietro la difesa come quattro tattico contro la zona, spostando fino sul perimetro. E ribadisco che il nostro campionato, la nostra crescita deve comunque continuare sul fatto di diventare sempre più squadra, darci una mano, uno gioca 3 minuti, uno gioca 10, uno gioca 15, quando si va in campo si dà al 100%, si pensa prima di difendere ad aiutarsi, senza pensare alle statistiche individuali. Io non vorrei neanche vedere solo le statistiche dei giocatori di partita, perché si vince, abbiamo vinto tutti, si perde, abbiamo perso tutti. E questo deve essere un messaggio chiaro, perché comunque io posso perdere una partita, ma devo dare tutto il campo e far vedere che sono una squadra, uscire a testa alta, senza avere recriminazioni, cose che magari nelle partite precedenti non possiamo dire di aver fatto. Era anche importante vincere per la classifica, per sbloccarsi, comunque preferisco appoggiarmi al lavoro difensivo, insomma, a questo aspetto qui, che deve essere la nostra punto fermo. E giocare con dell'energia difensiva parte tutto, eh. I due lati del campo sono collegati, se difendi bene attacchi bene, se attacchi male spesso difendi male, però se difendi bene, come sempre, i due lati non si devono mai troppo staccare.